Attilio Fontana, ANCI Lombardia ancora una volta è costretta a dire che il governo non sta facendo l'interesse dei comuni. Non solo non sta facendo l'interesse dei comuni, ma non sta neanche mantenendo le promesse che ripetutamente ha fatto. Sono venuti anche alla nostra assemblea a Firenze per assicurare che avrebbero modificato tutte le normative riguardo i comuni, invece la situazione è sempre più drammatica. Sempre più drammatica per quanto riguarda l'IMU sulla seconda casa, per la quale non abbiamo ancora avuto nessun tipo di assicurazione, sempre più drammatica per i tagli, sempre più drammatica per il patto di stabilità. E ciò se appare ancora più stridente se raffrontato ai dati che oggi abbiamo presentato, dai quali emerge che il comparto dei comuni nella pubblica amministrazione è l'unico che ha migliorato la propria posizione di 15 miliardi negli ultimi anni, negli ultimi 7 anni, a fronte di un invece peggioramento dei conti dello Stato che aumenta di 52-53 miliardi l'anno. Quindi questa è la dimostrazione che sono sacrifici, tra le altre cose, inutili e che tolgono importanti risorse all'economia reale, perché altro dato che è emerso è che purtroppo la capacità di investimento dei comuni negli ultimi 7 anni si è ridotta del 30%. Come si fanno a fare i bilanci a novembre? Bilanci preventivi a novembre, i cui dati sono arrivati parzialmente alla fine di ottobre e per le unioni sono arrivate qualche giorno fa, all'inizio di novembre, a metà novembre. È una situazione che credo solo in un paese da barzelletta come il nostro si possa verificare, perché in un paese serio io credo che i comuni che non avessero approvato i bilanci al 31 dicembre dell'anno precedente dovrebbero essere messi fuori dalla possibilità di andare avanti nell'amministrazione. Qui invece lo Stato ci dà i dati alla fine di ottobre dell'anno di riferimento. Tra l'altro i cittadini con i comuni che per il patto di stabilità non possono investire a favore dei cittadini si ritrovano anche con le tasse che rischiano di essere raddoppiate. Con tasse che rischiano di essere magari raddoppiate no, sicuramente considerevolmente aumentate, con tasse che noi sindaci siamo costretti a aumentare per avere risorse inferiori a quelle dell'anno passato. E questo per le scelte di questo governo. Noi appariamo i cattivi esattori per avere risorse inferiori a quelle dello scorso anno. Si continua a parlare di questo patto di stabilità ormai da anni, tutti ne sono contro, perché rimane? Perché non si riesce a fare nulla? Rimane perché il governo non ha nessuna intenzione di modificare le regole del gioco. Se dovesse modificarle dovrebbe essere lui ad iniziare a risparmiare, dovrebbe essere lui ad iniziare a tagliare i tanti innumerevoli sprechi che si verificano. E invece, dato che non ha nessuna intenzione di fare ciò, scarica sugli enti locali gli effetti del patto di stabilità. Tenga conto che in nessun paese d'Europa il patto di stabilità viene trasferito sui comuni, sugli enti locali in genere. Negli altri paesi gli enti locali hanno l'obbligo di mantenere un equilibrio di bilancio. Punto e basta. La situazione di ANCI Lombardia è diversa rispetto a quella di ANCI Nazionale? No, direi che la situazione di ANCI Lombardia è analoga a quella di ANCI Nazionale, nel senso che ormai anche i sindaci che meno erano disponibili a contestare questo dato di fatto si stanno muovendo in questa direzione. Non faccio né nomi né cognomi, ma all'ultima riunione dell'ufficio di presidenza che si è tenuto giovedì scorso a Roma sono state dette da sindaci di importanti città che mai si erano particolarmente esposti cose irripetibili nei confronti di questo governo. Sicuramente io, che sono sempre stato considerato un incendiario, in quell'occasione apparivo un pompiere.